Anita Olivieri, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha avuto un incidente, che l'ha fatta finire al pronto soccorso. In attesa del via alla nuova edizione del Grande Fratello, i telespettatori che hanno seguito il reality fanno il possibile per essere aggiornati su quanto accade ai protagonisti che hanno tenuto loro compagnia nei mesi passati. Una delle più discusse è stata certamente Anita Olivieri, spesso finita al centro dell'attenzione per alcuni atteggiamenti ritenuti discutibili soprattutto nei confronti di Beatrice Luzzi, la beniamina del pubblico, in grado di stravincere tutti i televoto a eccezione di quello finale. Una volta uscita dalla casa, la 26enne si è resa conto dell'ondata d'odio che si era scatenata nei suoi confronti, per lei totalmente inaspettata, anche se questo non è servito a farle fare dietrofront e a rendersi conto di essere stata eccessiva. Nonostante questo, lei non manca di aggiornare i suoi follower su quanto accade nella sua quotidianità, anche quando non tutto va come vorrebbe. Una brutta avventura per Anita Olivieri del Grande Fratello, cos'è accaduto? Partecipare al Grande Fratello ha certamente regalato grande popolarità ad Anita Olivieri al pari dei suoi compagni di avventura, anche se non tutti sembrano apprezzarla. Le scorie di alcuni atteggiamenti mostrati durante la sua permanenza nella casa sono ancora evidenti, soprattutto perché in quel frangente lei non ha saputo trattenersi quasi mai pur sapendo di essere davanti alle telecamere. Parlare delle proprie disavventure su social può essere però normale per ogni giovane della sua età, lei non fa eccezioni. Questa volta lo ha fatto in seguito a un piccolo incidente che si sarebbe davvero evitata, frutto di un po' di sfortuna. Tutto è accaduto, come si può evincere dalla foto che lei stessa ha pubblicato su Instagram, mentre si stava divertendo in spiaggia con un gruppo di amici. A causa con ogni probabilità di un movimento sbagliato un dito del suo piede si è fratturato, provocandole forte dolore. L'ex Geffina ha così approfittato dell'occasione per chiedere consiglio agli utenti su come risolvere la situazione. Help me. Il mio dito è diventato una papagna e mi fa un male fottuto, è rotto, ha scritto. Vi evito la foto. Qualche medico, ortopedico / fisioterapista sa dirmi a parte il ghiaccio cosa devo fare, quanto ci vorrà prima che si sistemi, se devo mettere creme o altro. Insomma, darmi qualche tips su cosa fare perché non riesco a camminare. Per favore no, perdi tempo, non mi scrivete cazzate, secondo me grazie, non è stata una grande idea giocare a contro tutti uomini. Chi ha vissuto una situazione simile anche solo sbattendo un dito contro un mobile per una piccola distrazione sa bene come questo possa fare male. A volte nemmeno il ghiaccio può rivelarsi efficace, per questo la lamentela di Anita può essere comprensibile. Non notando però grandi miglioramenti, è stato inevitabile correre al pronto soccorso per farsi visitare, come ha avuto modo di raccontare una volta tornata a casa. L'ex concorrente del GF ha comunque provato ad affrontare tutto con ironia, pronti ad affrontare con me una magnifica giornata in pronto soccorso nei migliori ospedali italiani, ha scritto ancora mostrando un'immagine del suo piede. Ora prendiamo un bell'aereo da Trapani a Roma e poi vediamo il tempo di attesa medio per una lastra. Intanto vi faccio vedere una cosa, ha detto mostrando il piede dolorante, NDR. Insomma, la Olivieri ha preferito rivolgersi a un ospedale vicino a casa, almeno per ora non sappiamo però quali siano state diagnosi e tempi di recupero.